Bene, buonasera, benvenuti. Ci apprestiamo a presentare il volume bellissimo uscito recentemente dedicato a Nicola Grassi di Enrico Lucchese all'interno di una collana curata da Mauro Lucco, un volume splendido pubblicato da ZEL Edizioni, non so che se pronuncio correttamente il nome della creatrice, però mi piace segnalare al di là delle corazzate Schirà, no, Electa, Amilcarpizzi Silvana, mi piace segnalare la straordinarietà di alcuni piccoli editori, penso anche al ruolo in un ambito romano di Campisano, sforzo che fanno De Luca per pubblicare delle cose così importanti, così impegnative, e è bello vedere, diciamo, nelle diverse piccole patrie come ci sia la possibilità di dare spazio a edizioni così superbe, oltretutto che si tratta di un volume di oltre 500 pagine, e quindi mi sembra un'occasione bellissima da festeggiare qui all'Accademia di San Luca, che è poco abituale peraltro a festeggiare cose che non abbiano questa dimensione umanocentrica, e ringrazio Pietro Di Loreto di avermi dato l'opportunità, segnalando in questo bellissimo volume, di poter parlare di Nicola Grassi e comunque dell'ambito veneziano nel Settecento, che corrisponde a un tentativo mio di aprire da molti anni l'Accademia, diciamo, una dimensione meno attenta ai valori locali e più attenta ai valori capillari dell'intero paese, ma soprattutto dell'intera Europa e del mondo intero. E abbiamo già avuto un altro piccolo una giornata dedicata alla pittura veneziana, in questo caso abbiamo invitato Augusto Gentili, è stato un tentativo di uscire, dicevo, da questa dimensione romanocentrica, che probabilmente anche nel DNA della nascita con gli statuti di Federico Zuccari. Federico Zuccari arriva a Roma per seguire il fratello Taddeo, viene da Sant'Angelo in Vado, siamo all'inizio della seconda metà del Cinquecento, e però lui, che è il primo a dare questa imprinting internazionale a Luca, nei suoi trasferimenti tra Venezia, Piemonte, la Spagna, l'Inghilterra, eccetera, è il primo a portare sempre comunque la dimensione romanocentrica, un po' il tentativo vasariano di dare conto tutto rapportandolo alla dimensione locale. Ecco, Zuccari, nella sua straordinarietà teorica e anche artistica, però ha dato questo imprinting che l'Accademia San Luca non è mai riuscita a togliersi di dosso. Speriamo appunto che con queste piccole incursioni in territori fuori dalla cultura romana riusciamo anche a far vedere la complessità e la ricchezza di quello che accade fuori dalla scelta romana. Un percorso, dicevo, questo libro, che purtroppo non ho avuto la possibilità di studiare, ma che ho solo scorso velocemente, un percorso mi pare di capire che per l'autore è stato molto faticoso, credo attorno a una ventina d'anni, perché lui nel 96 ha una mostra di Tiepolo con il Pavanello, che peraltro la Costituzione astrale, oggi si apre una kermesse straordinaria curata da Pavanello attorno a Canova, l'eterna bellezza, a Prato Bratico, in questa Costituzione astrale che la Diego, che Pavanello presenta il suo libro qua, e il maestro presenta questa sua fatica, e mi sembra anche bello da indicare, racconta appunto Lucchese che in questa mostra di Tiepolo con un altro professore padovano, Adriano Magnus, lui parla dei suoi travagliati momenti di difficoltà nello scegliere su che cosa applicarsi. Lui pensava di applicarsi a Mazzoni e gli avrebbe fatto un regalo straordinario, perché da piccolo andavo cercando la compagna a Rodrigo, facevo un pellegrinaggio apposta per dire io non ho di architettura, però avevo queste passioni malsane per la pittura, però andavo a cercarmi singolarmente delle piccole nicchie, diciamo, fuori dal mondo. Ecco, e lui era un certo, no, tra Toni, il giovane Tintoretto, e poi c'era qualche altra passione, finché loro ti indirizzano, Pavanello, ma ti indirizzano su Nicola Grassi, ma naturalmente lì c'era l'ipoteca, l'anatema di Francis Haskell già nei primi anni 60, che in qualche modo dava conto di una pochezza, di un valore puramente locale, no? Del povero Grassi,
C'era stato poi l'eccesso contrario nei primi anni 80 di algoritmi, grande armatore di Udine, per cui diventava quasi un proprietario, quindi un collaborasse per il mondo intero, per la cultura settecentesco veneziana, insomma. Quindi fra questi due macini difficilmente scalfibili, Lucchese riesce a trovare una propria volontà di testardaggine, e dal 2000 prima a Udine con Lorenzo Finocchi Guerra, se mi pare, e poi nel 2006 il dottorato a Trieste, riesce a concludere il corpus complessivo delle opere di Nicola Grassi, ma ancora, diciamo, c'è da aspettare per il libro, tant'è che pubblichi nel 2015, mi pare, le cose non di Carlo Zanetti, ma non ancora. Finalmente adesso abbiamo il corpus complessivo dedicato a Nicola Grassi, e questo libro, dicevo, di oltre 500 pagine, da conto di almeno 177 opere, 22 disegni, una settantina di opere ascrivibili alla scelta del Grassi. E permettetemi di segnalare solo una bella coincidenza che ho scoperto questa mattina, che proprio vicino, io sono di Veriano della Brigata, e proprio a Limone del Garda c'è un'opera del 21, La Crocifissione con Madonna e Santi, Giovanni Evangelista, Gerardo Sodrego, Bonaventura, Antonio da Padova, Giovan Battista e le anime purganti, con questa cosa sorprendente che il quadro è a scomparsa, perché c'è una piccola squadra, non so il termine scientifico, una piccola elemento con le anime purganti che fa da copri, diciamo, della parte restante della tela nella parte bassa. Ecco, benissimo. Mi piace anche segnalare invece, a proposito della straordinarietà di cui parleranno poi gli autori coinvolti, come ci siano sorprendenti invenzioni e innovazioni. Penso ai due quadri che io non ho visto davvero, che stanno a Bergamo, nella parrocchiale Boscante di Zogno, La Visione del Profeta Elia e La Vergine consegna lo scapolare ad Alberto Simone Stoppa. Mi sembrano una straordinaria invenzione, ma anche con uno sguardo, addirittura posso esagerare, verso Zurbarano, le visioni del volano, no? San Pietro, delle cose che hanno una modernità, una sprezzatura talmente importante che, al di là dei suoi rapporti con i contemporanei, da Tiepolo alla Carriera fino no, a Ricci e tutti quanti, mi sembra bello anche vedere questo sguardo oltre e non soltanto legato all'ambito strettamente veneziano. Credo di aver parlato troppo, lascio la parola a Pierluigi Garofalo. Grazie. Ringrazio il professor Moschini e naturalmente ringrazio anche lui per l'opportunità di presentare questo libro così importante e poderoso sia nelle dimensioni che nella qualità scientifica. Dunque, prima di addentrarmi un pochino nella struttura del volume, volevo dire anche collegare un po' delle ragioni della presenza qua, anche perché io sono uno studioso che si occupa soprattutto di cose toscane, e insomma presentare o discutere di un libro che riguarda soprattutto la vera veneziana del 1700 potrebbe sembrare un po' così per contesto. Ebbene, devo dire che faccio una ricordo personale, ho conosciuto il libro una decina di fa, l'occasione di disegni di Nicola Grassi che mi è imbattuto catalogando le opere della Fondazione Volterra. Due disegni molto curiosi che naturalmente in qualche modo suscitavano il mio interesse fortissimo, perché Nicola Grassi non sapevo praticamente niente. E ricordo che mi rivolsi prima di tutto a Franco Pagliara, che naturalmente si occupa di cose con l'esempio veneziano, e poi anche a Riccardo Lattuada, che giusto in quegli anni, se non sbaglio, si parla del 2007, 2008, 2009, aveva pubblicato un articolo su Nicola Grassi su altri documenti, dico bene, grazie. E mi disse: guarda, c'è un giovane studioso di Udine, dico bene? Di Trieste, cioè Trieste come che appunto si sta occupando di Nicola Grassi in dobbiamo citare Giuseppe in maniera giusta, certo, era come non tempo, certo, perché altrimenti limiterà la registrazione e penserà che la prende in Duca, che ha un mezzo, oltre al fatto, non avete fatto accademico, mette anche la però non deve sempre grazie, è obbligato sulla carriera. Ecco, quell'articolo 2 sul documento, se non sbaglio, no? Ecco, e devo dire che naturalmente il dimostrò una sicurezza massima.
aiutato tantissimo nella creazione di questi disegni, che spero scorreranno tra poco, e individuando anche poi i dipinti, i disegni preparatori appunto come base di alcuni dipinti di Nicola Grassi. Ma detto questo, vorrei soprattutto così concentrarmi sul metodo lavoro di Enrico, perché naturalmente si parla di demografia in questo caso, ma a me piace parlare qui di catalogo ragionato. Cioè, se noi osserviamo questo volume sin dal suo indice, dal suo sommario, vediamo che Enrico ha dedicato naturalmente una parte principale dei suoi studi alla catalogazione sistematica dei dipinti, dei disegni, delle incisioni, poi delle opere disperse, dei dipinti della cerca degli imitatori di Nicola Grassi, dei dipinti attribuiti, come dire, ricreando proprio un corpus assolutamente, come dire, difficile da contestualizzare prima di questo studio, e che in ogni caso fornisce una base estremamente importante e significativa per gli studi successivi. E quello che mi ha colpito di questo volume è che semplicemente non si può definire un testo, diciamo così, di carattere puramente monografico, ma è un volume che in qualche modo riguarda l'intera pittura del Seicento veneziano. Perché Nicola Grassi è un pittore, si diceva prima, che nasce nel 1682, sostanzialmente è un contemporaneo di Piazzetta, dico bene, Enrico, e come dire, comincia a produrre le sue opere sotto l'egida di un grande pittore, diciamo così, in gran parte dimenticato, noto soprattutto per il suo collezionismo, per la sua capacità di funzionare da tramite tra la corte medicea e, diciamo così, di Venezia, che è Niccolò Cassana, che in qualche modo fino agli anni 20 del Settecento ne omette, ne ottunge la personalità. Di fatto noi, anche in questo volume, vediamo che di Nicola Grassi, negli anni 20 del Settecento, non sappiamo di fatto di una produzione documentata, accertata, scientifica. E l'aspetto interessante appunto che emerge da questi primi anni di Nicola Grassi è che sostanzialmente mi sembra che sia dedicato ad una produzione di tipo imitativo nello stand della bottega di Cassana, dedicato soprattutto al tema del ritratto. E questo lo vediamo anche per la produzione in qualche modo collegata al potere di Bombelli, no? Mi pare che questo tu lo dici molto bene, che ci sono dei ritratti di Nicola Grassi e tutti di Nicola Grassi che in qualche modo possono relazionarsi alla pittura di Bombelli e di Cassana. Un altro aspetto molto importante che mi sembra che emerga dal tuo studio è che sostanzialmente Nicola Grassi parte come pittore tenebroso, in qualche modo, che ha a che fare con la pittura di Piazzetta e dell'ultima generazione dei tenebrosi, e che in qualche modo poi attraverso l'assenza a Venezia di un grande pittore come Sebastiano Ricci, in qualche modo prende piede per poi in qualche modo rimodernizzarsi e il terzo passo poi con la grande produzione veneziana di Tiepolo e di Ricci appunto. Quindi, come dire, un artista che ha una fase assolutamente oscura fino agli anni 20 del Settecento, e poi una fase invece molto chiara che in qualche modo non tocca mai i vertici della pittura veneziana rispetto a Venezia, ma che si applica soprattutto nella Carnia, giusto? Anche la Dalmazia veneziana, e che vede in qualche modo la sua produzione dedicarsi a temi chiesastici e di grandi committenze, signorina. Che dire poi, il rapporto che io in qualche modo mi ha colpito moltissimo di parlarsi con la pittura contemporanea è come dire la sua mancanza di, o perlomeno il dialogo in qualche modo frammentato che lui ha per funzione del passato. Abbiamo visto all'inizio lui in qualche modo, quando appunto è un po' difficile in questo momento non avendo l'immaginato umano, ma all'inizio della sua carriera, penso per esempio al dipinto famoso della Samaritana al Pozzo, in cui lui prima è in qualche modo tenebroso e poi dopo diventa un pittore chiaro, si riesce magari a recuperare, diciamo, a contestualizzarlo meglio. Dunque, per capirci, Niccolò Cassana fino agli anni 20 del Settecento ha un rapporto con la veneziana che è un tipo tradizionale. Guarda Tintoretto, guarda il primo Piazzetta e eccolo qua. E questo sicuro? Questo è quello che ho dipinto. Questo è il
buon samaritano, dico bene? Sì, quindi qualche modo in cui lui ha soprattutto una relazione con Piazzetta e con la grande pittura. E questo invece anche con Benkovic, direi, no? Nel dipinto precedente, se vuoi metterlo, anche con Benkovic. E poi mi pare che il dipinto precedente sia degli anni 20, no? Giusto del 700. No, esattamente, il precedente è della metà degli anni 10. L'altro è, come ho visto, è della metà degli anni 20, tra l'altro testimonia questo fattivo contatto. Ma puoi mettere il dipinto? Questo richiamo, dimostra il fattivo contatto di certo. Con la grazia della cultura veneziana dell'epoca, una figura importante ma un poco anche sottovalutata della civiltà figurativa veneta, che è il veronese Antonio Balestra, cioè certo. L'accademico di San Giacomo, certo. Che torna a Venezia, grande amico di Luti, allievo di Marata, eccetera, il quale porta a Venezia una pittura rinnovata in chiave barocchetta, potremmo dirlo, certo. E questo è molto interessante da notare, cioè la volontà da parte degli artisti veneziani nelle prime tre decadi del Settecento di rinnovare una civiltà pittorica che tutto sommato, lo diceva giustamente Parrucchini, aveva vissuto una grande crisi nel Seicento e bisogna fare qualcosa di nuovo. C'è chi guarda verso Bologna, come per esempio Benkovic, c'è chi guarda verso Roma, appunto Balestra, e poi Bambini, certo, e poi c'è ovviamente questa grande missione a partire dalla fine degli anni 10 in avanti di questi pittori internazionali che sono i creatori del Rococò, certo. I viaggiatori, Sebastiano Ricci, Antonio Pellegrini, Jacopo Amigoni in seconda battuta, ancora prima Antonio Bellucci, che viene spesso ascoltato, cioè è un momento di passaggio, un momento sperimentale. E quello che mi è piaciuto fare in questa monografia, scusa se vengo, è anche quello di non soltanto parlare di Nicola Grassi, ma di parlare di Nicola Grassi e il suo ambiente, il suo contesto, cercare di capire un po' cosa succedeva nella Venezia da parte di un personaggio non di prima fascia. Io sono il primo a dire che Nicola Grassi non è Piazzetta, non è Tiepolo, non è Canaretto, però vive con loro, è iscritto alla Fraglia, che è la perché c'è data una piccola nota per chi giustamente non conosce la cultura veneta antica, cultura figurativa antica, a differenza di Roma o di Bologna o di Firenze, a Venezia non c'era l'Accademia. E volevano aprire un'Accademia, però il governo deve essere benissimo un po' nicchiava in questo, cioè organizzava però non dava grande, voleva un po' controllare, ovviamente sapete che patrizzato veneziano aveva l'interesse di controllare anche gli artisti e anche di metterli un po' in competizione tra di loro. E quindi la cosa meravigliosa del Settecento è che, come dice Zanetti giovane, ci sono tante maniere, quanti artisti. E quindi abbiamo Piazzetta, Tiepolo, Ricci, tutti contemporanei. E Nicola Grazia. Sì, ma infatti quello che volevo dire prima, magari in modo frammentare, iniziando, è che questo studio, questa monografia, non è una epoca, cioè è una monografia nel senso di un catalogo ragionato, però è un libro che da tanto tempo mancava sulla pittura del primo Settecento veneziano. Cioè ci sono delle aperture, no? Io finalmente non sono esperto di pittura del Settecento veneziano, però ho notato che esperto magari di studi più tradizionali, no, come si chiama Riuz, no? O anche Pallucchini o Puppi. Cioè, devo dire che mi sembra che il lavoro, soprattutto nel saggio, vero? Come dire, prende le distanze, o perlomeno cerca di contestualizzare meglio, quello che invece il documento ha visto come escluso, cioè come un progressivo arrivare fino a Canaletto. In realtà mi sembra di capire che tu dica, guardate, sì, questo è vero, però accanto ai grandi maestri del Settecento veneziano, ossia Sebastiano Ricci, Piazzetta, Benkovic, però ci sono anche pittori che lavorano in provincia, vero? Sia nella Venezia della Trafferma che in Dalmazia, che però hanno un loro linguaggio molto specifico, che è un linguaggio fatto molto riconoscibile, perché lui è una cifra stilistica molto riconoscibile. Una cosa che vuol dire questo, cioè in quello che ho visto, in Grassi la definizione delle architetture, che invece è una caratteristica tipica della pittura veneziana.
cioè se noi pensiamo che da Tintoretto, da Lorenzo Lotto a Tintoretto, a Veronese, la chiusura veneta, l'architettura è un elemento dominante della pittura veneziana o veneta, quindi si vuole. In Grassi questo non c'è se non quando lui imita in modo esplicito Veronese. E lo imita in che modo? Imita quasi beffeggiando, se si può vedere magari un passaggio in cui lui, prima tu parlavi con il professor Moschini, no? Di questo gioco di tela, ecco, lo fa anche nel caso del Veronese, però se lo trovi. Quindi è un pittore in qualche modo che apparentemente potrebbe sembrare monocorde, in realtà ha almeno due fasi, cioè una fase in cui lui si muove sulla grande tradizione della pittura di Tenebrosi, non sempre, anche secondo me, a fatica a Niccolò Cassano, e qui ha ragione Franco Pagliara quando dice che forse di Grassi, di Procopoli e degli anni giovanili, perché forse faceva delle copie per i dipinti che Cassano, quello Riccardo, vendeva, spacciava, il Granduca era serenissima. E qui mi taccio, poi magari riparliamo. Riccardo. Facciamo un dialogo, Riccardo, è così. Grazie, Procopoli. Anche proprio il taglio che ha assunto questa serata, perché in realtà credo di essere forse l'unico autore a sud del podio che si sia mai occupato di Nicola Grassi, e questo è un piccolo primato di cui sono molto fiero. In realtà, come diceva prima il segretario di San Luca, la prima cosa da rilevare è veramente lo sforzo editoriale che sorregge questa ricerca lunghissima, perché in realtà questo sforzo a mio avviso riconferma il fatto che l'industria editoriale italiana, forse più che essere un'industria, è alto artigianato editoriale italiano, al di fuori, come dicevi tu, di questi grossi, di queste grosse entità, a loro volta molto importanti, molto meritevoli, ma non le sole, anzi direi che proprio quantitativamente non sono le sole, sono meno di questa miriade di personaggi, personalità, aziende, aziendine che sacrificano fondamentalmente poi sull'altare della passione, no? La passione per la qualità delle pubblicazioni, intere vite di lavoro con prodotti che sono straordinari. E forse qua va rilevato che anche in occasione di questo libro viene in mente il fatto che la percezione dell'importanza degli editori italiani all'estero, tanto per cambiare, è di molto superiore alla percezione che c'è in Italia. Cioè questa è davvero una delle grandi, uno dei grandi patrimoni che noi abbiamo, un patrimonio che resiste, ha resistito a questi due decenni di crisi con grandi decimazioni, ma ostinatamente ricostituendosi, riformandosi, ostinatamente riproponendo rapporti di grande fertilità fra autori, storici dell'arte, editori. Ed è un patrimonio che si difende da solo, perché tanto per cambiare non viene difeso da nessun tipo di reale, di concreto ausilio. In Italia difendiamo il vino, difendiamo il cibo, difendiamo, no, molte altre cose, ma non difendiamo questo straordinario tessuto che è quello che sorregge il caso italiano, non ha niente a che fare con il resto, direi proprio del mondo e dell'Europa, sì. Quindi sono molto d'accordo con te sul fatto che questa cosa vada rimarcata. Questo è uno sforzo enorme, uno sforzo molto lungo, pluridecennale di un autore che ha però trovato una risposta, uno sforzo altrettanto importante di un editore. Quindi complimenti a entrambi innanzitutto. L'altra cosa che volevo sottolineare, anzi sulla quale mi allineo moltissimo, è proprio il fatto che effettivamente San Luca sta vivendo una stagione che non è solo più romanocentrica. Certo, dire romanocentrica può voler dire gran parte del mondo, ma c'è ancora un'altra parte del mondo, no? che invece va fatta interagire con Roma. E credo che la ragione della presentazione di questo volume stia anche nel fatto che libri come questo, di cui c'è ancora un gran bisogno, secondo me ristabiliscono in maniere nuove
gli equilibri, i contrappesi all'interno di un certo tipo di quadri storiografici. Il Settecento, nonostante tutto, è ancora un terreno di lavoro e di ricerca sul quale c'è tantissimo da fare. È vero, Grassi ha studi che, diciamo, i studi moderni su Grassi risalgono a una cinquantina di anni fa, Andrea Rizzi fondamentalmente. Haskell, in fin dei conti, ha visto e capito e conosciuto assai poco, e ha semplicemente fatto compiuto un confronto forse più che ingeneroso, storicamente poco fondato all'epoca, anche su conoscenze dirette, tra personaggio come Tiepolo che lavora fra le corti di Würzburg, Madrid, Venezia, eccetera. È chiaro che Grassi non è questo, non è stato questo, però in realtà è vero, come dicevi tu, che c'è una sorta di come dire, di contrappeso zen fra Haskell che lo distrugge e Rizzi che lo fa diventare l'Omphalos, il centro del mondo. Entrambe le cose oggi ovviamente sono poco fondate, ma è interessante notare che mezzo secolo di studi abbia in realtà sia potuto culminare in questa monografia soltanto adesso, perché in realtà Grassi è stato un pittore prolifico, è stato un pittore di grande successo imprenditoriale, è stato un pittore attivo, possiamo dire, in gran parte dei generi, dei sottogeneri della pittura del suo tempo, perché ha fatto ritratti, perché ha fatto storie sacre, perché ha fatto cicli di apostolati, perché ha fatto di tutto. Quindi un pittore che nasce completo e continua a lavorare in una chiave professionale di completezza, e quindi era una sfida grossa che io credo adesso veramente possiamo definire che c'è un prima e un dopo questo libro. Infine, diceva giustamente Luigi, parlava, sottolineava l'importanza di Cassana per Grassi. Il nostro amico Pagliari ha parlato molto di Cassana, di Paolo Cassana, in un libro tra l'altro molto divertente sul problema dei falsi, delle imitazioni, eccetera. Il Settecento è un secolo che noi potremmo veramente definire postmoderno, nel senso che la riflessione sulle maniere, sugli esiti delle tante declinazioni di quella che Vasari chiama maniera moderna, le riflessioni su questo attraversano tutto lo scibile artistico e direi sono un problema centrale, nodale per tutti gli artisti del Settecento. Non è, a mio avviso, un ripiegarsi sul passato, non è, a mio avviso, un tornare a espressioni, esperienze che venivano considerate terminate, quindi non è fondamentalmente un revival quello che fa Tiepolo quando recupera Veronese o altri, è in realtà semplicemente una forma di autocoscienza, è considerarsi parte di una sequenza di eventi che sono partiti con la maniera moderna e che gli esponenti contemporanei a Grassi, nonché Grassi stesso, stanno proseguendo in quella direzione. È il rapporto di Maratta con Raffaello, è il rapporto di tutta la pittura verde del Settecento con i grandi esempi Tiziano, Tintoretto e Veronese, e il rapporto persino dei napoletani, di Solimena per esempio, di Giordano, con tutta una tradizione che parte da molto prima del loro tempo storico. Ecco, questo è un aspetto dal quale non solo Grassi non è immune, ma al quale Grassi dà un grande contributo, forse proprio perché la cosa che gli insegna Cassana, e questo il libro di Ricolo lo chiarisce benissimo, è proprio questo guardare largo, guardarsi intorno. Non ci sono maniere, esperienze, artisti, aree culturali dalle quali non si possano prendere spunti, esempi che vengono comunque diffusi in una linea di ricerca estremamente caratterizzata. Perché poi, se c'è una cosa da dire, è che Nicola Grassi è un pittore altissimamente individualizzato. E non è che sia per forza facile da riconoscere, ma ha un carattere, ha dei caratteri stilistici, formali, di costruzione delle immagini estremamente, estremamente peculiari, estremamente individuali, ed ha anche un lavoro, secondo me, proprio sulla, come dire, sul comunicare una percezione ottica delle forme, che è modernissimo. Grassi sfoca i bordi, cioè dà un'idea di visione retinica alle sue composizioni, per cui cura una messa a fuoco molto selettiva dei dettagli. Chiaramente, voglio dire, da Tiziano in poi tutto questo, voglio dire, ma combina tutto questo con spunti che poi verranno ripresi dai francesi, di tutta l'Europa, perché poi a un certo punto la cosa notevole è che
da questo bouillon, da questa, come dire, brodo di cultura così ricco, così articolato, sia in senso cronologico, sia in senso, diciamo, di allargamento dei territori che vengono esplorati da Grassi e da altri pittori, quello che verrà fuori è, non so, la pittura francese del Settecento, no? Che da tutta questa linea prenderà proprio questi effetti di avanti e indietro ottenuti attraverso fondamentalmente l'uso della pittura. Poi un'altra cosa per la quale io ho molto amato Grassi e questo libro, insomma, mi colpisce molto, lo trovo interessantissimo per mille ragioni, è quello di un superamento che secondo me per il periodo in cui ha lavorato Grassi è fondamentale, del concetto centro-periferia che, come ricorderemo, ricorderanno in molti qui, ha caratterizzato una discussione importante degli anni Ottanta, no? Vi ricordate la storia dell'arte in Audi, il famoso saggio di Previtali, peraltro molto criticato, eccetera. Quando andiamo a verificare questi assiomi sul Settecento, ci accorgiamo di che lo schema non regge più. Lo schema è quello fondamentalmente di una sorta di cultura diffusa, è una sorta di rete rizomatica. La cultura non avanza così e non avanza nemmeno perché arriva il meteorite più in un centro cosiddetto periferico, no? Che poi cambia il destino di una zona. C'è in realtà invece una articolazione, una sorta, i chimici la chiamerebbero coplanarità, tutti questi elementi interagiscono continuamente. Posti come Raveo, come Tormezzo, non sono più periferia, sono soltanto un luogo di approdo di manufatti artistici, da specie quelli di Nicola Grassi, che hanno come caratteristica il fatto di venire da una cultura super sedimentata, perché Grassi il suo rapporto con Venezia non l'ha mai annullato, non l'ha mai cancellato, non si è mai ritirato, ma nello stesso tempo ha continuato a iniettare, a immettere, no? Queste aree, elementi di ricerca nuovi altamente caratterizzati. E dunque, a mio avviso, non si può più parlare di centro e periferia. Certo, Venezia è Venezia, voglio dire, e Tormezzo rimane Tormezzo. Ma attenzione, perché per esempio il ciclo degli Apodi, dell'Apostolato di Tormezzo, eccetera, quello cioè che a me colpì moltissimo a suo tempo, già dai libri e dai cataloghi di Rizzi, per recare questa sorta di marchio di fabbrica, oggi noi diremo un brand, no? Che è quello di Giacomo Linuzio, il grande mercante di stoffe che commissiona a Grassi questo ciclo e glielo fa contrassegnare con questa sigla. Attenzione, Linuzio lavorava con il Nord Europa, lavorava con il mondo germanico, hanno dedicato il catalogo di una mostra a Linuzio anni fa, perché è una di queste grandi figure di imprenditori che anticipano gli imprenditori di adesso. Eccolo là, al centro, tra San Jacobus e Mino, e voi vedete quel che non è uno stemma, è proprio un marchio. Quindi, oltretutto, Grassi lavora per un personaggio che è deliberatamente, dichiaratamente borghese, perché i simboli contano, quella non è una cifra araldica, ma è un monogramma, proprio un marchio di fabbrica. Tra l'altro questi dipinti sono una forza, per esempio nel Sant'Ilario, come non ricordare Strozzi, rivisto però in chiave rococò, come non ricordare cioè questi grandi esempi del periodo veneziano, dello stesso Strozzi, rivisti però in una chiave completamente nuova. E dunque, non più centro e periferia, ma tutta più cultura diffusa, che si diffonde in questo modo rizomatico, non sistematico. E non è un fenomeno, ancora una volta. Ecco Linuzio, uomo che sicuramente leggeva a dosi per me inarrivabili di grappa, ma che al tempo stesso si manteneva lucido in ogni condizione, perché la committenza del ciclo di Tormezzo io credo sia uno dei più interessanti episodi, no? E quindi la proverbiale capacità di leggere, no? L'alcol, insomma, non inficiava le sue capacità di... Detto questo, noi possiamo dire che il caso di Grassi sia unico? No, perché guardiamo ai casi lombardi. Tempo fa abbiamo discusso, presentato un grosso volume sul Settecento lombardo del periodo austriaco. Prendiamo Petrini da Lugano, un caso estremamente affine, spesso anche confuso con Grassi, perché anche lì grande rete di riferimenti, grande capacità di dialogare non solo con l'ambiente milanese, ma con il Sante Veneto e con molte altre cose, e grande caratterizzazione, perché oggi noi, anche grazie al libro di Enrico, non possiamo confondere Petrini con Nicola Grassi.
ma poi ci sono casi nei quali noi vediamo che da luoghi assolutamente improbabili e inattesi vengono chiamati a lavorare o vengono semplicemente reclutati a livello di commissione, di committenza, artisti che non hanno nulla a che fare con quei territori. Pensiamo, a me è capitato di occuparmi, non so, di Palazzo Buonaccorsi a Macerata, no? Il famoso certame pittorico dove arrivano bambini, dove arrivano i veneti, i napoletani, i romani, gli emiliani. L'idea è quella di comporre una sorta di calendoscopio delle culture, no? E il caso per esempio di Sarzana, dove un cardinale, Sarzana, no? È la famosa Serrazzana, quella che i fiorentini si sono combattuti credo per 40 anni con i genovesi, alla fine hanno lasciato perdere, era l'accesso alla pianura padana dal Tirreno, quindi era grande città d'arte dalla quale viene uno dei grandi pittori genovesi del Seicento, Domenico Fiasella, no? E Sarzana ha questa cappella straordinaria con il crocifisso di Alberto, no? Quello romanico, con Solimena che fungeva da coperta, come nel caso del quadro A casa tua, che veniva aperta per mostrare il crocifisso in certi momenti e che con grande, come dire, lungimiranza, no? E senso delle cose è stato tappato, no? Voi vedete questi quattro padri della chiesa con un blocco bianco tolto da dove era e da dove per il quale era nato questa cappella nel transetto sinistro del Duomo di Sarzana. Ma che cosa c'è lì dentro? Lì dentro ci sta Guidi, cioè scultura romana del Settecento, c'è Solimena che in quel momento è una star internazionale. Ecco, Sarzana, cos'è Sarzana nel Settecento? Sarzana è un centro vitalissimo che dialoga quotidianamente, non solo con Roma ma con Napoli, se no non te lo spieghi. E quindi uomini di grandissima cultura che compongono una sorta di internazionale. Certo, nessuno di costoro, cioè Buonaccorsi, il cardinale, Linussio è ancora un'altra cosa, e questo rende il caso del rapporto con Linussio Grassi, lo rende diverso. Ma insomma, noi possiamo parlare di Conca a Palermo che apre tutta una strada che in realtà è, come dire, il culmine di un rapporto simbiotico di Palermo che ignora Napoli e deliberatamente va verso Roma per l'architettura e va verso Roma per la pittura. E potremmo ancora parlare di Balestra e di Bambini, con Bambini che nella chiesa di San Rocco produce uno dei grandi quadri, no, innovativi, una sorta di sincretismo felicissimo tra modi e tradizioni veneziane, cioè modi e tradizioni romane, e così via. Poi Grassi non sarà di prima fascia, a parte questa parola, prima fascia, la definizione oggi è molto accademica, ha un po' a che fare sia con la Gibbon, sia con cose che ci intristiscono immediatamente rispetto al discorso che stiamo facendo su Nicola Grassi. Però a me viene in mente veramente un po' Kubler, no? Ancora una volta, io lo cito così spesso, La forma del tempo. Il genio, il grande artista, non è uno che sceglie quando essere nato. Grassi generazionalmente è nato fiorendo quando c'erano Piazzetta e Tiepolo già pronti per il mondo. È nato quando la civiltà veneziana, certo, come dice Enrico, anche sulla scia di Parrucchini, no? Aveva attraversato una crisi di disorientamento, senza poi però mai perdere veramente fino in fondo la sua traccia, no? Che era un tiziano, Pittoretto, veronese. Quando Luca Giordano fa i quadri per la salute a Venezia nel 1664, addita a Venezia il suo solco, che era comunque Bassano, veronese, eccetera. Quindi, però il punto è che Grassi non ha scelto di nascere in questo momento di transizione e di passaggio, e quindi come tanti artisti di questo tipo è oggi, lo diremo, un postmoderno, cioè uno che ha vissuto una fase non legata alle avanguardie artistiche del suo tempo quanto al loro riorganizzarsi dentro un discorso che era in realtà un discorso insieme di riassunto, no? di quello che era successo nel Seicento, ma nello stesso tempo di trasmissione verso il nuovo secolo, tutta una serie di cose. Io personalmente la prima fascia di Alla Verità, ecco, in tutti i sensi, anche rispetto ai parametri attuali. Ultima cosa, poi magari ci sarà spazio perché l'autore ci dica qualcosa e l'autore ha sempre molte cose interessanti da dire, non solo su Grassi, ma insomma, la via di Nicola Grassi alla composizione è quello che mi ha sempre molto colpito, perché in realtà noi sappiamo, come ormai sappiamo bene, che
c'è un modo per fare il giro del mondo nel 600, nel 700, rimanendo praticamente seduti a casa propria o tutt'al più facendo un salto al mercato. Questa decisione è quella la maniera per confrontarsi con una lunga scia di esperienze legate a invenzioni compositive, no? Direi dello scibile, perché tu veramente puoi vedere tutto attraverso quello. È un meccanismo che fu compreso già molto bene proprio nella Venezia iniziale. Pensiamo alla famosa stampa di Caraglio dell'Annunciazione perduta, no? Che senza la quale noi non sapremo tantissimo su quanto Tiziano abbia inciso in realtà proprio sulla costruzione di iconografie controriformate, no? Cioè, potentissimo. A me è capitato di ritrovare segni, tracce di quel lavoro persino in Orazio Gentileschi, che è un grande taroccatore di stampa, insomma, ecco. Ma il caso di Nicola Grassi è interessantissimo perché a lui interessano stampe che la storiografia nazionalistica e sciovinistica italiana, che però vedete si contrapponeva alla storiografia nazionalistica e sciovinistica tedesca, francese, eccetera, eccetera, non avrebbe mai, come dire, consentito di collegare a lui. Cioè, per esempio, a Borsius, nel famoso apostolato di Tolmezzo, ma anche in questo gruppo di apostoli che mi capitò di pubblicare anni fa, che ora sono nella ex Carico, che ora non so più come si chiami, a Milano, e che peraltro furono in parallelo pubblicati a mia insaputa reciprocamente da Andrea Spiriti, un collega che saluto, una persona. Però quello che a me sembrò veramente nuovo rispetto alla, diciamo, all'immagine che all'epoca si aveva di Grassi, dove c'erano due saggi di Rizzi e cataloghi, c'era un saggio di Rosanberg che aveva trovato, dei quadri in Francia, eccetera, e poco altro, l'uso di Golsius. Perché questi apostoli, questi santi, in questi cicli di Tolmezzo, eccetera, sono tutti un po' così? Ancora una volta dobbiamo chiamare in causa le tradizioni etiliche dei luoghi? No! C'è un problema di rapporto con queste stampe di Golsius, su cui la variazio, no, della posizione di questi santi è un tema che serve a creare questa articolazione. Da Van Dijk e Rubens fin giù a Grassi stesso, passando per i famosi, quanti sono i famosi San Rocco di Tiziano, quello giovane, fatti 30, forse di più, queste piccole immagini di devozione che Tiepolo fa per i congregati, no, della scuola di San Rocco. E il gioco lì è di fare tutti diversi. E ancora una volta, da dove partono? Partono da Colossus. E ancora, nella visione di Sant'Agostino, che era vero, no? come ben sa, Enrico, il santo che ha la visione mistica, in realtà è ripreso integralmente da un quadro di Van Dijk ad Anvers, che Grassi certamente non ha mai visitato, ma che ha visto attraverso la stampa di Degione. Dunque, giro del mondo stando seduti a casa propria, al proprio studio, ma lavorando su questi spunti. E in queste cose bisogna poi anche dire che non è che il risultato finale sia semplicemente una sorta di collage, di accrociato, di assemblaggio di tutti questi elementi figurativi, ma il gusto, che a me sembra proprio neocinquecentesco, no? di Nicola Grassi, per questi colori metafisici, brillanti, forse le stoffe che vedeva nello stock di Nussio, dei grandi magazzini di stoffe che Nussio esportava verso la Germania, forse un tentativo di recuperare proprio quella tavolozza squillante, no? Il veronese, insomma, sono un carattere assolutamente suo e sono anche una spinta a capire che gli equilibri, le fotografie che noi, no, questi grandi foto di gruppo che noi scattiamo come storici dell'arte quando ci occupiamo di vedere cosa è successo in un certo quadrante territoriale, quando ci avviciniamo moltissimo al ritratto di ognuno di questi personaggi, finiscono per non funzionare più. Perché ognuno di loro ha delle storie, ha dei percorsi, ha delle qualità che lo rendono a modo suo dialogante con tutti, ma unico. Grassi è proprio l'epitome di questa identità, no? E quindi questo libro ci restituisce proprio questa qualità. Possiamo smontare il linguaggio figurativo di Grassi, sezionarlo, no, fino a livello autoptico, micrografico, no, in particolare, ma in realtà lui resta inconfondibile e resta se stesso prima.
prima, durante e anche dopo questi controlli. Cioè un artista che secondo me ha la sua forza proprio nella capacità, come diceva Picasso, non di copiare, ma di rubare bene da domani e quindi produrre qualcosa di assolutamente. Mi è sembrato giusto pensare a una presentazione così importante per un artista che ha segnato una fase importante della vita, come lei ha ricordato, che giustamente, come dice Riccardo, è un grande artista, è una voce protagonista di un grande concerto, che è il concerto della pittura veneziana, nel secolo in cui lo scrive la sorella di Rosalba Carriera, di cui voi avete un capolavoro qui, il secolo che è il secolo della musica e non della pittura, lo dicono loro stessi, è il secolo delle grandi individualità. Io devo dire, quando ho visto un film che tutti voi conoscete molto bene, che è Barry Lyndon, ho avuto una illuminazione su che cos'è il 700, è il secolo di individualità, di persone che hanno anche dei cammini avventurosi e diventano a volte degli avventurieri. E Nicola Grassi, un personaggio che ha avuto una vita dal punto di vista documentario di un grigiore incredibile, forse anche questa è stata l'antipatia che Haskell che ha suscitato in Haskell, nel senso che questo della vita non scrive lettere, se scrive lettere parla di campi in Carnia, di pascoli da tenere, di erba da tagliare. Però ad un certo punto, nel 1705, viene chiamato in un processo contro il suo maestro, che è un famoso agente, per esempio in città di Nano, aveva restaurato la Vergine del Baldacchino, la Madonna del Baldacchino, un trapaello, una persona importante, ed aveva anche venduto un sacco di quadri, e questo sembra che ne aveva venduti altri come 500, ma in realtà fatti da lui, quindi era un falsario. E c'è uno di questi processi in cui viene implicato, di cui appunto Franco Pagliara ha scritto molto bene, e viene chiamato testimoniale in favore del proprio maestro Nicola Grassi. Non abbiamo la testimonianza, ma immaginiamo che abbia detto solo che bene, e a quel punto io ho sospettato, e credo abbastanza ragione, che Nicola fosse aiutante e anche complice di questa imprenda. E a quel punto ho cominciato a pensare che in fondo fare un catalogo di un pittore, ho cominciato a pensare da molti anni fa, quando mi stavo specializzando, fare un catalogo di un artista del genere voleva dire non soltanto, come ha detto giustamente Riccardo, fare opera filatelica o appunto dinotomia, no? Ma fare invece di allargare il respiro verso la testa e seguendo il cammino degli altri. E infatti oggi io sono qui con questi due amici, permetto di definirli così, si accettano questo, perché sono due persone che in maniera diversa mi hanno aperto la mente su alcune cose piuttosto importanti di questo maestro. Per esempio l'articolo di Riccardo per me è stata veramente una rivelazione, nel senso che io ho abituato, ovviamente stavo parlando un po' di mondo accademico, però a fare un certo tipo di lavoro del conoscitore, la Palottini, la cronologia interna del pittore, allora mi sfuggivano l'idea delle fonti figurative. E l'idea che questo così bravo guaglione avesse detto, ma c'è Goldstein, eccetera, e qui veramente dico, perché aveva ragione. E Venezia, come Roma, era il grande mercato delle tavole. Tutto, cioè, il fatto che questo signore guardasse Goldstein e Van Dyck a Venezia ha un senso, perché era il mondo del mercato, passava anche a Rembrandt, ovviamente, altro convitato di pietra nel banchetto di Nicola Grassi. Ma non soltanto, facendo quel lavoro sotto Maria Zanetti, il vecchio, le sue caricature,
ho dovuto studiare anche la tua face collezionistica. E a Tommaso Rezzanetti nel 1720 se ne va con un sacco di soldi a Parigi, a Londra e poi nei Paesi Bassi e compra rispettivamente Carnot, Parmigianino e Reuver e li porta a Venezia e apre la sua casa. In questa città dove non c'è un'accademia, apre la sua casa, una scuola domestica dove gli artisti possono copiare. E guardando un po' i quadri di Nicola ho cominciato a trovare veramente delle rispondenze molto attuali. Il Parmigianino che viene rivissuto attraverso chiaroscuri zanettiani, poi attraverso la pittura di Nicola Grassi, diventa un prodotto del Settecento, un prodotto di arte contemporanea. E questa è un'altra cosa che mi piace ricordare sempre del Settecento. Il Settecento è l'inizio dell'età contemporanea, è l'inizio del mondo in cui la notte non fa più paura, no? Si mangia la cioccolata, si sta in società, si può viaggiare. Un borghese incomincia, che non si può ancora chiamare borghese, ma un uomo del popolo come Jacopo Rinuzio, fa un sacco di soldi perché crea un sistema produttivo in Carnia incredibile e cerca un artista che riesca ad esprimere la sua ideologia. Si chiama ideologia questa, il barca pubblicitario. Lui, quando lui cosa aveva fatto? Aveva questi tessuti, erano fatti a imitazione dei tessuti tedeschi, ma costavano di meno. No, noi oggi ci abbiamo vicini, cioè in Carnia, era riuscito a fare questa azione appunto estremamente interessante, imprenditoriale, utilizzando tutta la Carnia, impiegando tutti i sarti carnici. La Carnia è una grandissima tradizione ancora oggi, i maestri del tessuto. E non soltanto, con le sue amicizie col patriziato veneziano crea un monopolio e le sue stoffe diventano veramente, vengono esportate in tutto il mondo. E alla fine i grandi soldi che lui fa gli permettono di creare questo ciclo incredibile che alla fine donerà ai carnici, perché lui crede di essere un grande movimento. E la cosa interessante è che Nicola Grassi ha una diffusione europea piuttosto notevole, cioè ha dipinti in Baviera, ha dipinti in Svezia, ha dipinti in Danimarca, ha dipinti nella Slovenia dove io lavoro, sempre con un collegamento, e uno di questi collegamenti è proprio Jacopo Rinuzio. Un altro collegamento invece è il mondo dei falsi. Il Stadtruder, questo Giorgio Orange Massò, aveva un dipinto nel 1751 schedato nel 1751, tre anni dopo la morte di Nicola Grassi, come Paolo Veronese. Clara Gavasch nel 1960 lo istituisce Nicola Grassi e si trova oggi al Museo di Bologna. Ed è uno dei tantissimi casi di questa diffusione di questi oggetti che, come posso dire, tutti volevano Paolo Veronese, ad un certo punto abbiamo dovuto farli. Quando è finito il vero Paolo Veronese l'hanno diffuso. E Nicola è uno di questi attori, che si presenta con una sua cifra molto caratteristica, però lui lo sapeva, quando fa il falso, gli occhi tirati, o quando imita, in questo caso Piero Balestra, si trasforma, si mimetizza. Ricordiamoci che Venezia è la città dei carnevali, e quindi sa mettere una maschera, c'è un gioco. Per esempio qui sta imitando un dipinto di Giambattista Tiepolo, che aveva la collezione Giustiniano e Canatti. E lui lo fa interpretando, quindi c'è a un certo punto c'è un collezionismo che ama questo gioco. E poi c'è un capitolo, secondo me molto bello, che è il capitolo del grafico, che è un capitolo eccezionale, perché si parla sempre del Settecento, dei tutori veneziani che non sanno disegnare, cioè sono grandi disegnatori, lui è un maestro della Stampuglia, e qui c'è uno dei disegni, non devo dire qualcosa tu, è uno dei disegni di Volterra che mi ha... Sì, era quello che cercavo di dire all'inizio, cioè a Nicola Grassi sono arrivato ad Enrico e a Nicola Grassi hanno fatto la legge di disegni di Volterra, magari potremmo vedere che sono due disegni di un corpus di 16 o di 17, non so dico quanti sono in realtà oggi i disegni autografi riconosciuti di Nicola. Una ventina. Quindi direi che la legge è un...
naturalmente devo dire che sono arrivato a questa conclusione perché sotto c'è una scritta definizione, sotto c'è scritto Nicola Grassi veneziano che parla. Perché la cosa curiosa è che ci sono, c'è tutto un corpus di disegni, anche qui c'è scritto Nicola Grassi veneziano, di un collezionista anonimo, non si sa cosa raccontare, esatto, che lo ha catalogato e c'è una presenza cospicua di quelli, di questo è il dipinto di Lubiana, che si trovava però a questa tecnologia dell'Accademia. Il dipinto di Lubiana è interessante perché adesso si trova a Lubiana, ma in realtà si trovava in una chiesa a Jesenice, vicino a Tarvisio, la cosiddetta Canale del Ferro, una zona mineraria, e probabilmente una figliosa slovena ha scoperto che probabilmente il fratello di Nicola Grassi, che era mercante a Trieste, aveva la patente di Carlo VI imperatore per smerciare il metallo, fu probabilmente o committente o comunque patrono di questa cosa. Sì, la cosa interessante di questi disegni è oltre al rapporto con Parmigianino, che magari è più evidente nelle stampe e l'uso con il chiaroscuro che fa poi Nicola Grassi di Parmigianino, è che all'inizio molti di questi disegni erano catalogati come disegni francesi alla Rocco, e questo è molto significativo, no? Cioè, c'è questo rapporto, diciamo così, in qualche modo legato a questa contraddizione. Certo, certo, sì, anche perché noi oggi abbiamo la tendenza di dividere in maniera nazionalistica, esatto, e sciovinistica le cose, però in realtà il Settecento, che è il secolo del cosmopolitismo, queste divisioni non c'erano, cioè, attenzione, il re era re di Francia, non dei francesi, e quindi la Gran Bretagna che viene creata nel Settecento è un'invenzione però di territoriale, non di individui che si muovono, e fino al 1720, l'anno della morte di Napoleon Bonaparte, in realtà la cultura veneziana era dominante nella Francia, cioè stato scritto. Questo per chi studia il teatro è una cosa quasi risaputa, per chi studia la pittura, tra cui anche l'amico, sempre meno, perché c'è un problema, no? Perché c'è Boucher, c'è Fragonard, c'è Fatto, e quindi dire che Sebastiano Ricci è stato fondamentale, Antonio Pellegrini ha decorato la Bacca Royale, che poi è stata portata giù, però l'ha fatto. E Sebastiano Ricci ha fatto dei soggiorni importantissimi e tra l'altro ha imitato i disegni di Bartoli. C'è una bellissima descrizione in questa fonte sul Settecento, che è della pittura veneziana di Antonio Maria Zanetti il Giovane, cioè l'omonimo cugino di quello di Parmigianino, in cui racconta che Sebastiano Ricci è come quelle persone che quando lo inviti a pranzo, tra l'altro è bello grasso, si appropria del cibo degli altri in maniera assolutamente naturale, perché Sebastiano Ricci è veramente è un onivoro e imita completamente queste opere, e Antoine Watteau fa parte di un gruppo di amici. Sono tutti cari amici nelle lettere, ed è amicissimo di Roberto Carriera, amicissimo della Carriera. Nel Museo del Civico di Treviso, per dire la famosa provincia, c'è il ritratto di Antoine Watteau fatto da Roberto Carriera. E quindi bisogna veramente ricordarsi che questa cosa centro periferia poteva funzionare, perché è ovvio, chi fa il nostro mestiere sa bene che le scatole sono importanti, però non dobbiamo essere schiavi delle scatole, non dobbiamo credere che appunto c'è l'AMPU, no? C'è il Ministero, anche la prima fascia, la seconda fascia, è giustissimo, è giusto riconoscere il valore degli artisti. È chiaro che Nicola Grassi non ha quel ruolo di protagonista assoluto che potrà avere un Giambattista Tiepolo o un Giambattista Piazzetta, rispettivamente pittore di Stato veneziano e Giambattista Piazzetta primo direttore dell'Accademia veneziana, però è un personaggio importante, come lo è stato, non so, Mattia Bortoloni, come è stato Viziani, come è stato Benkovic, come sono stati tantissimi maestri cosato, maestri internazionali che hanno dovuto prendere gambe in spalla, scusate l'espressione, e lottare in un ambiente di grande competizione.
che questo somiglia molto anche alla Roma di primo Settecento, dove tutti si assomigliano ma bisogna anche un poco modificare, perché però, mentre qui la battaglia veniva in accademia, quindi c'è tutto un controllo, lì c'è la guerra delle botteghe, che lo Stato anche favoriva, perché c'è un'altra cosa da dire, che Venezia è una città turistica e quindi i turisti, gli inglesi, danesi, i tedeschi che venivano a Venezia volevano la diversità delle maniere per poter comprare dei pezzi e portarli poi nelle loro residenze in Germania, in Inghilterra. È chiaro che poi ognuno c'è il suo mercato, per esempio di quella Grazzi, per fortuna, non ha avuto il mercato inglese, almeno fino a questo momento non ne ha fatto nulla, bensì si è fatto mercato in Germania, nei paesi appunto tedeschi, e poi è riuscito a entrare in un segmento che è quello della terraferma, che a noi oggi fa ridere, da ogni buona giornata, Poscante di Zogno, ma dove sarà? E beh, è vicino a Mirabolo, no? È a Val Gembara, ok? Ma in realtà che cosa sono questi paesi? Sono i paesi di queste persone che andavano a Venezia, facevano un sacco di denaro e dopo volevano nella loro patria, perché non esiste, gli storici moderni ce l'hanno insegnato bene, la questione dell'inurbamento è una questione moderna, è una migrazione di tipo stagionale, bisognava tornare le strade a stare attenti ai campi e quindi bisogna essere un su e giù continuo, e quindi questi dipinti in queste località che adesso mi sembrano sperdute, i capolavori di Nicola Grassi sono in quelle località sperdute, ma e tutte queste località hanno, come detto giustamente, un significato. A Tolmezzo e lì o a Moggio di Nese o a Senza di Duglia sono in posti importanti legati proprio a un orgoglio di queste persone che hanno speso dei denari. Giambattista Tiepolo, prima di partire per la Spagna, lo ha detto chiaramente, le opere d'arte sono per le persone che hanno i soldi, non per i poveracci. Tutto qua, è un'idea dell'arte molto diversa da quella di oggi, no? E bisogna fare nel senso che oggi tutti possiamo andare a fare la pittura, invece all'epoca era un dispendio importante. No, ma c'è da dire che però loro avevano gli strumenti poi però per valutare ciò che compravano, non avevano solo i mezzi, questa è la cosa interessante, no? Cioè queste committenze, questi acquisti, queste importazioni verso la tua patria sono sempre sorrette da una abilità di orientarsi in un mercato complicatissimo, un mercato che, come dicevi tu, si sta anche evolvendo, perché non a caso Ricci, Pellegrini e tanti altri cominciano a diventare viaggiatori, però Grassi non ha avuto Burgo, non ha avuto Madrid, no. E questo è quello che ha raggiunto la sua reputazione. Ma questo non vuol dire che non fosse. Esatto, è vero. E poi un'altra cosa. Non è stato un grande frescante, non è stato un frescante, non ha fatto affreschi, ma perché il tuo problema è che è il tuo problema, lui ha iniziato come allievo di Cassano facendo ritratti, lavorando in pittura a cavalletto e non ha mai avuto quella possibilità, però frequentando Cassano è entrato in un altro meccanismo molto molto remunerativo, il mercato dell'arte antica. Loro hanno gestito una delle più grandi dispersioni del Settecento, cioè la famosa dispersione del Duca di Mantova, dove ci sono i dipinti, infatti anche in questa sua maniera, qualcuno forse che capisce un po', che apprezza, che conosce, insomma, di pittura dell'antica, magari può venire in mente un po' di cose genovesi vedendo anche. Sì, ma ci faccia moltissimo di Scozzi, certo. Moltissimo anche il Castiglione, perché Balzano, assolutamente. Ma contando che questo rapporto con Cassano lo aveva condizionato, perché qui oltre che c'è una monarchia, effettivamente fino agli anni 20 Settecento gli sa pochissimo. E questo è, perché qui in fondo fa una bella difficile commentare, no? Lui però non emerge niente rispetto alla sua persona, ad esempio, non si è mai sposato. Non si è mai sposato, forse mai una persona molto devota, che lascia il testamento. Al testamento e dice veramente che lui è messa ogni giorno per l'anno intero, lasciando anche un sacco di beni alla parrocchia, alla chiesa, non ricordo. Aveva dei peccati. Ma qualcosa da spiare, evidentemente. Cioè,
quello che tu adombri veramente è vero, questa cosa con Cassano, il fatto lo condizioni, Cassano è un personaggio scomodo, giustamente Riccardo ti ha detto, Cassano è colui che restaura il baldacchino e la Madonna di baldacchino, sì, lo amplia e lo trasforma in pinto, lo fa diventare un'altra cosa, cioè proprio moltissimo, fa diventare una cosa molto diversa, vero? Aspetta, sì, la reinterpreta, quindi cambia anche un po' il gusto di Raffaello, Raffaello è semplicemente cambia gusto la base dello stile di Cassano. Questo forse ha condizionato anche l'apprezzamento di questo pittore della sua, credo, della sua terra, questa cosa è un legale. Sì, no, sono d'accordo, è un pittore. Il 700 è un secolo da riscoprire, però in maniera molto un po' diversa da quella sì, con la quale ci siamo un po' abituati. Dobbiamo capire che è un secolo molto complesso e che alla fine dei conti le storie avventurose degli artisti del 700 valgono la pena di essere raccontate. Benissimo che cos'è il cosiddetto realismo piassettesco, facciamo parlare
riparte il titolo, però capisci anche che cos'è la fantasia, cioè da una parte l'osservazione piacentesca, dall'altra parte l'immaginazione tipolesca, è ancora prima di Sebastiano Ricci. Io ricordo a tutti che fino al 1733 il pittore più famoso a Venezia era Sebastiano Ricci, non era Giambattista Tiepolo. Poi Giambattista Tiepolo era realizzato finalmente sul caffè avvelenato. Una domanda, nel senso che da qui, anche da questo, secondo me, da questo studio genifico della fisica, diciamo, della luce, poi a vedere, probabilmente per un motivo molto semplice, per le sue aderenze o comunque per quello che gli suggerivano poi in tutte le circostanti, ho notato anche degli scalimenti, diciamo, cioè ci sono dei capolavori assoluti che stanno anche dei motivi meno importanti. È un pittore, è verissimo questo, perché è la carriera di un artista che non è un capofila e quindi a volte si perde. Per esempio negli anni 30 ha dei momenti di, chiamiamola stanchezza, chiamiamola piuttosto mancanza anche di essere nel posto giusto, al momento giusto, come succedeva negli anni precedenti. Lui ha avuto questa grande fortuna che nel 1716 era nella chiesa dell'ospedaletto attaccato al giovane Giambattista Tiepolo. Nel 1720 partecipa alla copertina del volume, che è bellissima, l'ho fatta io quindi proprio di riguardo, un capolavoro perché è stato chiamato a fare una gara contro Brittoni. E quindi i due giovani, c'è una competizione. Ad un certo punto però cosa succede? Che nel 1733 parlano di tutti i pittori famosi di Venezia e Nicola Grassi non viene citato tra i più famosi. Quindi questo fa parte ed è bello, cioè ovviamente non per Nicola Grassi, ma per gli studi, capire che appunto io quando ho insegnato, per farmi capire gli studenti, ho sempre detto, sapete, i cantanti sono come i cantanti pop di oggi, che hanno dei momenti di alti e bassi, anche i Beatles sono andati in crisi, no? Eppure sono importanti. E bisogna anche così vedere e capire che questo artista ha giocato nella Venezia del Settecento. Infatti questa idea di bilanciarsi tra osservazione e immaginazione, tra il sole e la luna, tra Tiepolo e Piazzetta o tra Ricci e anche lo stesso Canaletto dal punto di vista stilistico, Cioè anche questa, ricordiamoci che non significa niente che quell'altro faceva delle vedute o meno, cioè in realtà tutti erano pittori, tutti si conoscevano e tutti si guardavano. Il problema di Nicola è stato, il problema della pittura veneziana è stato a un certo punto, molto Sebastiano Ricci, Giambattista Tiepolo ha cominciato a dipingere, a fare dei capolavori che erano anche inarrivabili e soprattutto lavorava per un patrizzato molto alto e poi è cominciato nel 40 è andato a Milano, nel 50 è andato a Würzburg, sono cominciati anche a sparire i grandi maestri. Infatti l'ultima, lui ha avuto questa crisi negli anni 30 che è riuscito a vedere, a capire la trasformazione soliva di Piazzetta, quando Piazzetta diventa chiaro, però era sempre, se prima era mezzo passo indietro, adesso i passi cominciano ad essere di più. Dopodiché però è vero che l'ultima sua stagione diventa improvvisamente di nuovo bravo, comunque interessante, ma bellissima qualità, con queste sfocature, eccetera. Perché? Perché non si sa come ha capito che c'era un pittore che era appena tornato dalla Spagna, che si chiamava Jacopo Amigoni, che portava una pittura internazionale. E lui si è aggregato e ha praticamente la cosa divertente, secondo me, che lui è una specie di trade union tra Amigoni e i fratelli Guardi, che tante volte sono stati collegati, però. Cioè, quindi lui è una pedina in una scacchiera, è una pedina di un certo valore, non è un pedone, diciamo, è un alfiere. È un artista interessante, spero di averti esaurito. Musicista anche non pop, comunque classico
E io ho lavorato con Enrico a Trieste, ho avuto la fortuna e la possibilità di fare diverse cose insieme con Enrico, lui come storico dell'arte, io come storico e musicista. Allora, volevo solo fare una considerazione sul mondo veneziano. Tu hai detto una frase bellissima, è capitale della musica, il centro mondiale della musica a Venezia nella prima metà del Settecento, in maniera particolare, verissimo. Il concerto veneziano nasce nel periodo in cui Nicola Grassi, ricordo, 1711, dirà a Repubblica l'estro armonico, che è come i Beatles quando uscirono con, no, veramente, è la rivoluzione, la grande rivoluzione. Adesso, senza dilungarmi, però luci, colori nel concerto veneziano che passa dal concerto grosso al concerto solistico sono appunto lo specchio di questa Venezia. Io sul discorso periferia-centro, dal quale ero partito quando Franco Venturi, col suo Settecento riformatore, mise a fuoco gli anni 30 come snodo centrale, e mi sembra, Nicola Grassi, anche per lui gli anni 30 sono uno snodo centrale. Quegli anni 30 che cambiano il mondo, nel nostro Settecento specialmente, erano visti, comunque in quell'epoca c'era in ambito modernistico, storico puro, c'era la suddivisione centro-periferia, e secondo me esisteva fino a quel punto ed era vera dal punto di vista storico. È proprio il Settecento che smonta, secondo me, il contrasto netto periferia-centro, lo amplia verso la creazione di più centri, cioè diventa policentrico. Il fatto che è perché, come dicevi giustamente tu, come dicevate giustamente un po' tutti voi, è il movimento dell'artista che scardina quella dialettica incentrata in maniera fortemente chiusa sul rapporto centro-periferia. Quindi i centri diventano tanti e gli artisti si muovono. Ecco, e a me Nicola Grassi, questa è la fine della considerazione, poi passo alla mia domanda. Nicola Grassi è interessantissimo perché è lo specchio di questa Venezia che non è più terraferma e città, ma è un contenitore molto ampio che dalla Dalmazia va fino alla Carnia, fino al confine con la ex Lombardia austriaca, e che vive di più di una molteplicità di centri. Nicola Grassi li attraversa tutti, e questo è l'interesse che ci restituisce a chi attraversa tutti, con in mano le sue stampe, con in mano i suoi modelli e tutte queste splendide considerazioni che avete fatto voi. E questo poteva accadere solo in quel Settecento, che dagli anni 30 e poi si apre in maniera, ancora prima dell'enciclopedia, apre il proprio spettro conoscitivo, la circolazione, modelli e tutto quello che si è detto. La musica, rapporti, io adesso non ho avuto la fortuna ancora, ma sviscererò il tuo libro. Ci sono attestati contatti di Nicola Grassi nella Venezia della prima età del Settecento con musicisti veneziani? Hai trovato qualche collaborazione sua, le feste di San Rocco, per esempio, dove la musica, così? Mi interessava molto se ci fosse tu che si trovava. Essendo stato un pittore di figura, non ho trovato quei collegamenti diretti con il melodramma, ovviamente con i teatri musicali veneziani, che non vuole la Grande Cucina, né con la Cappella di San Marco, né con personaggi del genere. Però c'è un però. All'inizio, anche da molto subito, c'è un però romano di questo, perché la prima diapositiva che io vi ho mostrato a punto dopo la copertina, vedrete un ritratto di un prelato con un gruppo sacro. Ebbene, quel prelato, che leggete proprio tra un attimo, è che mi aveva fatto impazzire con uno stemma che non riuscivo a capire, sembrava lo stemma alle arti di Verona, contro l'Essis carnico, in realtà è un Mattei di Paganica, il duca Girolamo II Mattei di Paganica, romano, nunzio apostolico a Firenze e poi a Venezia, grande amante della musica, in contatto, eccolo qui, con Redi, ma anche lui è uno dei fondatori dell'Arcadia, anzi l'Arcadia è proprio nata nel giardino, scusate, siete romani, non lo sapete bene, sono dei duchi di Paganica, proprio con lui, e legato al Gran Principe Ferdinando, guarda caso, quindi il Giro di Cassana, che è un
giro poi musicale per eccellenza. E diciamo che Nicola non abbiamo la pistola fumante, ma io penso che soprattutto nella prima fase della sua vita, anche quindi le quattro stagioni, così queste opere, siano, che sono opere sicuramente fatte con una commissione privata, profana, avesse un giro di committenti. E quasi sempre, se non sempre, questi committenti sono grandi stimatori della musica e della pittura. E Handel è stato un grandissimo collezionista di pittura, ma non soltanto. Io quando ho fatto la catalogazione delle caricature Zanetti abbiamo scoperto che tutte le note rispondevano a pura qualcosa, cioè tutti suonavano, Sebastiano Ricci suonava la viola da gamba, anzi di solito spendeva i soldi per fare lezioni di gamba, scherma, con le donne, mangiare formaggio, insomma, si divertiva. E Nicola è uno di questi personaggi che fornisce opere a probabilmente una committenza che cercava nella pittura la traduzione visiva di quella musica che si stava facendo. Questo assolutamente. Ci sono un'altra domanda? Se posso, se abbiamo ancora tempo. Ma Pietro ha posto una questione che forse meriterebbe di essere ripresa e tematizzata specificamente, quando sollevava la questione degli spazi qualitativi che naturalmente caratterizzano il corpus di qualsiasi artista, anche perché oggi abbiamo una visione laica, insomma, sul ruolo delle botteghe naturalmente, sugli aiuti, eccetera. Però questo capisco che potrebbe essere il tema di un'altra chiacchierata, non di questa. Sulla questione della qualità, forse un artista, come abbiamo detto, tra la zona Champions League e la zona Europa League della pittura del Settecento, come Nicola Grassi, suggerisce qualche riflessione non banale, perché il tuo libro ci permette di ragionarci sopra, perché la qualità, noi facciamo tutti finta di sapere che cos'è e a volte non ha torto, diciamo. Qua, insomma, ci sono tanti amici che non disdegnano di porre l'occhio con attenzione al mercato dell'arte, e qualcuno come me ci lavora anche, e quindi però poi alla fine il tema di riconoscere la qualità diventa un tema saliente, perché per esempio per chi come me deve valutare le opere, che alla fine è un verbo valutare che può essere inteso in tutti i modi, ma insomma essenzialmente in due, cioè considerare se c'è, quanta ce n'è e quanto può tradursi poi in un valore commerciale. E dico, un artista come Grassi lo pone in modo saliente, questo è un problema teorico naturalmente quello che sto ponendo, e quindi come tale lo butto là e poi noi ne parliamo a cena quando vogliamo, perché in fondo è un artista molto riconoscibile, e questo l'abbiamo detto, quindi ha una sua identità molto forte, quindi per esempio secondo i parametri dell'arte moderna, non necessariamente contemporanea, è già un grande artista, no? Perché ha una identità forte, una personalità spiccata. Ha una sua identità spiccata sia come pennellata, diciamo, sia come ductus pittorico, sia come composizione, no? e questa capacità di rifondere tante suggestioni in modo peculiare, originale, tratto che dobbiamo riconoscere, insomma. Però non sta tra i grandissimi, e questo alla fine suggerisce dei quesiti interessanti su come poi la sensibilità, la percezione classifica e riconosce anche, voglio dire, non indebitamente, io sono abbastanza naturalista, dico estetologicamente, da credere che la qualità non sia solo in chi vede, ma anche in ciò che viene visto, diciamo.
Però penso che tra le tante cose interessanti, che tra i tanti temi interessanti che Nicola Grasso, come tutti quegli artisti che stanno tra il grande e il medio, diciamo, pone in modo stringente e che ci appella in questo senso. Cioè tutti dovremmo fare uno sforzo di capire perché un artista come Nicola Grasso è grande e anche perché non è così grande, pur avendo molte caratteristiche che sono dei grandi. Brevemente, no, ti ringrazio Luca, certamente hai, anche perché chi comprerà il volume o foglierà si accorgerà che c'è tutta una sezione, mi ha detto anche il segretario generale, di opere di bottega, cerchia, anche perché con questa storia che è un pittore riconoscibile, tutto ciò che aveva degli occhi un po' così, delle forme un po' contorte, gli è stato ovviamente restituito. Ho voluto creare un discrimine su questo pittore, un'azione anche coraggiosa che ho fatto, nel senso che sulla base delle opere certe ho creato un catalogo e anche ciò che era per esempio filmato ma che non dimostrava la stessa tenuta l'ho portato indietro in una bottega, in una cerchia, che la, io ho fatto un catalogo di opere a mio parere autografe, e scientifica, delle basi, un catalogo di opere della cerchia, bottega, imitatori, perché poi ci sono carnici come il Pelizzotti che alle soglie dell'Ottocento continua a fare dipinti alla Nicola Grassi, e poi opere invece attribuite, cioè che non c'entrano più niente con Nicola Grassi, e in questa fascia intermedia ho voluto mettere le opere della cerchia, ho messo tutto un mondo che anche gli stessi documenti testimoniano. Franz Lichterreiter di Passavia, Baviera, lavora nella bottega di Nicola Grassi, per dire. Gli Unterberger lavorano, sono collezionisti e probabilmente anche lavorano, io credo anche Ligabi, Cesare Ligabi. E ho voluto fare questo tipo di lavoro, ovviamente cercando il più possibile di dare una identità a questo pittore. E dopodiché è chiaro che qualche antiquario, qualche collega si è anche profondamente arrabbiato con me per queste mie scelte, però, però pazienza, io l'ho fatto in maniera assolutamente cristallina e ho voluto testimoniare, cioè ho voluto fare una testimonianza scientifica, che è proprio il nostro lavoro, che è un lavoro a volte anche coraggioso, ecco, non so se è il caso. Allora ringraziamo a questo punto l'editore, l'autore Enrico Lucchese, il relatore Pierluigi Caroppo e Riccardo La Quadra e il pubblico e il paziente che ha ascoltato questa parola. Grazie a tutti e a tutti.